Il Fiumicino si prepara alla prossima stagione, il secondo posto dell'anno scorso è difficile da migliorare, ma l'ambiente ci crede. La rosa dei calciatori è praticamente uguale, e abbiamo riaccolto tra noi Dauria e in loro vedo una forte crescita sia di gruppo sia individuale, perché comunque hanno 30 partite in più di promozione come esperienza. Penso che possiamo fare molto bene. Quando devi riformare la squadra, insomma, tenerla insieme, non fai assolutamente fatica, perché sono tutti contenti, insomma, di stare qua. Tant'è vero che noi tanti hanno avuto delle richieste per lo splendido campionato fatto l'altro anno e non ha titubato nessuno. Hai scelto di rimanere qui a Fiumicino, perché? Uno, come già scritto pure anche su Facebook, penso che comunque qua è una famiglia e ho preferito di stare qui dove mi sento a casa, dove la mia famiglia si sente a casa e mi trovo davvero molto bene. Le altre offerte mi hanno chiamato parecchie squadre, ma preferito rimanere qua, più scelta di cuore che di denaro. Ha già fatto qualche discorso ai ragazzi? Sì, il discorso è stato fatto il primo giorno, non un discorso lungo, perché non deve essere tanto, sennò subentra una monotonia. Un discorso che loro hanno appreso velocemente, sanno come la penso, sanno che amo i giovani. E sanno che il gruppo è, diciamo, l'obiettivo principale è formare un grande gruppo. Il nostro obiettivo intanto è sempre il mantenimento della categoria. Poi, chiaramente, come l'altro anno, se le cose si mettono in un certo modo, perché no? Riprovare a fare qualcosa di positivo. So che sarà molto difficile. Siamo stati contentissimi del fatto di aver ritrovato lo stesso gruppo, lo stesso allenatore, poiché abbiamo lavorato bene lo scorso anno, possiamo lavorare ancora meglio anche quest'anno. Poi sappiamo comunque che il mister sa puntare sui giovani, sa crederci, quindi siamo soddisfatti. Tutti ci crediamo anche quest'anno, perché il gruppo è rimasto completo. Abbiamo un fattore in più, proprio l'essere già amici, un gruppo compatto che ha già un anno di esperienza alle spalle insieme. Ora la parola spetterà al campo. Il campionato inizierà il prossimo 2 settembre. Da Fiumicino per Canale 10, Valerio Nasetti.